un po' diverso di cattolico, ma io ho un'altra cosetta qua, sì. Francesco, che seguivo un pochino il discorso che avevo iniziato. Cosa tiene in ansia i preti cattolici? Cioè, a un certo punto a noi che ce ne frega dei preti cattolici e delle loro ansie, ce ne frega relativamente, però è significativo che al secondo posto nella lista degli angustie dei parroci, 43,5%, questa è un'indagine dell'Eurisco pubblicata dal Gazzettino il 29 dicembre, la difficoltà nel trovare un linguaggio adeguato da usare oggi e subito dopo i dubbi sul modo in cui proporre il Vangelo nella società secolarizzata. L'impreparazione del clero preoccupa il 17,6%, i vescovi non all'altezza sono il 13,1%. Cioè, fatevi capire questo, ciò che preoccupa i preti è che si scopra che sono dei truffatori, cioè la presenza del linguaggio non adeguato in una società secolarizzata significa che fino a ieri truffavo la gente con un linguaggio molto comodo perché avevo i roghi, adesso che non posso più alzare i roghi e truffare la gente, il mio linguaggio diventa l'unica cosa che mi è rimasta. Bene, cosa mi è rimasto alla fine? Che la gente scopre le mie truffe un po' alla volta. Sì, io resisto, ma la gente scopre le truffe. Questo sì. È ciò che preoccupa i preti. Sì, ma sai, anche perché ormai si rendono conto che il loro tempo e la loro influenza sulla società è sempre meno consistente. E io voglio, visto che siamo in epoca di informazioni, di campagna elettorale, riportare un piccolo articolo di uno studioso di sondaggi. Diceva, la Chiesa non sposta voti ma orienta i partiti. Sì. Parlando... E questo non ho ancora capito. Esatto, fa. Parlando delle posizioni ecclesiastiche, dice, a parte di queste ultime muovono dunque ormai pochi voti, ma la loro influenza sulle proposte e sulle proprietà dei protagonisti della politica sembra estendersi ogni giorno in ambito assai più vasto che in passato. Cioè, questo è uno specialista di sondaggi che è Renato Mannheimer, intervistato da per tutti. E anche a livello ormai pubblico si sono resi conto dell'insufficienza della capacità di presa sulle coscienze delle persone. Rimane una struttura forte che è capace di condizionare la politica, i protagonisti della politica, ma lui stesso dice, queste ultime muovono dunque ormai pochi voti. Sì, infatti non muovono assolutamente voti, anche perché ormai l'indipendenza dell'individuo che va a votare, quella che è la coercizione della struttura religiosa, è stata acquisita negli ultimi 25 anni, cioè la trasformazione è avvenuta negli ultimi 25 anni, soltanto che la trasformazione è stata più veloce, cioè la trasformazione della gente di massa è stata più veloce di quanto era percettibile da un politico di professione, cioè un politico di professione diventa politico di professione dai 40 anni in su. Allora, la trasformazione a livello di massa è avvenuta negli ultimi 25 anni, per cui lui era già adulto quando è avvenuta la trasformazione di massa, per cui non ha neanche il polso delle tensioni che si sviluppano a livello di massa. Ha ancora l'idea che aveva precedente ai 25 anni fa, per cui c'è più facile che i politici siano assoggettati a un discorso cattolico, a un discorso di gerarchie cattoliche, che non la gente. Sì. Cioè la gente è andata oltre, perché le trasformazioni hanno avuto una velocità molto accelerata ultimamente anche. No? Ho visto i dati, la roba, se mai successo credo storicamente una cosa del genere. Sì, ma infatti è significativo anche perché esiste tutta una serie di segnali che danno della dimostrazione che ormai le cose stanno cambiando e sono radicalmente cambiate. E qualche trasmissione fa appunto parlavamo di un intervento di un rettore di un'università pontificia in cui attaccava il corso del paganesimo politeista e attaccava anche un editore in particolare. E l'editore attaccato era Roberto Calasso, che è il proprietario delle lezioni Adelphi. A Roberto Calasso, che è un mitografo, cioè scrive di mitologia molto bene, è stato accusato di essere anticristiano e tutti quanti i cristiani sono sempre stati impegnati anche nelle gerarchie ecclesiastiche ad attaccarlo, infatti lo fanno pubblicamente. Ma perché lo fanno? Perché è un editore che comincia a dar da pensare. E noi avevamo citato in positivo che era uscito uno studio di Guido Rossi sul rato delle Sabine. Benissimo, disse, ma chi può interessare il rato delle Sabine? E invece può interessare in quanto io ho visto che alcuni supermercati nel settore libreria il libro del rato delle Sabine. Cioè,
rendetevi conto cosa significa per un editore. Un editore giustamente fa un'azione commerciale, mandare in un supermercato un libro del genere. Aspetta, chi è stato che mi ha detto per Natale, per i regali di Natale, andavano via decine e decine di libri di mitologia? Sì. Di mitologia e di antropologia, è una roba impressionante. Ma ad esempio, la riconoscenza che aveva fatto Roberto Calasso sulle edizioni Adelphi è notevolissima, perché voglio citare un semplice fatto. Allora, è uscito per edizioni Adelphi un libro di 1600 pagine, sono Le opere magiche di Giordano Bruno. Cioè, il libro ha un prezzo esorbitante, 200.000 lire, perché tieni conto che c'è un costo della traduzione. Però rendetevi conto che un editore che deve essere un'attività economica ha il coraggio in questo momento, e quando mai sono usciti in livello di massa, tranne alcuni libri di Giordano Bruno, queste opere, o hanno avuto una diffusione del genere. Allora, le edizioni Adelphi hanno pubblicato le opere magiche, tra l'altro, di Giordano Bruno, che, se, come sapete, qualcuno lo va a raccontare soltanto appunto come un qualcuno che si occupava di religione, ma anche lui si considerava un mago, logicamente aveva le sue deformazioni. No, apparteneva al suo tempo, apparteneva al suo tempo e alla sua struttura educazionale. Ecco, e pensate che queste opere che vengono pubblicate adesso, nell'anno 2000, l'ultima edizione delle opere magiche di Giordano Bruno risaliva al 1891. Siamo dopo l'Unità d'Italia, quando i livelli gerarchici italiani erano anticlericali. Dopo 1891, cioè sono dopo 109 anni, le edizioni Adelphi ripubblicano le opere, appunto, le opere magiche di Giordano Bruno. E questo è significativo. E logicamente, qualsiasi elaborazione culturale è sempre pericolosa per i monoteisti, perché prendiamo la dimensione del monoteismo in quanto o pericolo per qualsiasi lato dell'esistente e dell'esistenza. Allora, c'è stato il Capodanno, da poco passato, e per noi è una cosa normale. Benissimo, allora, in Iran per il Capodanno ci sono stati 300 arrestati, poi una festa di depravati. Dice, ma che cavolo avranno fatto in questa festa di depravati? Allora, andiamo a leggere queste depravazioni che sono in questa festa. Allora, le donne erano vestite all'occidentale, con capelli, braccia e gambe scoperte, in violazione alle prescrizioni islamiche. Cioè, rendetevi conto, capelli, braccia e gambe scoperte, in violazione delle prescrizioni islamiche. Questa era considerata per il monoteismo depravazione a tutti gli effetti. E cosa hanno fatto? Hanno fatto, li hanno arrestati le persone depravati, quando per noi sono delle conquiste normali. Ma io voglio anche ricollegarmi a una cosa diversa, che noi diciamo sempre che è possibile realizzare se stessi anche nelle situazioni più estreme e più difficili. E ogni tanto ne facciamo un accenno ai grandi massacri, soprattutto della prima guerra mondiale, e si dice che soltanto alcune persone hanno la capacità di percepire l'assurdità dell'esistente e che ci sono delle limitazioni. Allora, in Inghilterra c'è stata una forte polemica per quanto riguarda una statua che vuole riabilitare i disertori. Benissimo, allora, nella prima guerra mondiale sono stati fucilati per disertori 274 britannici, 23 canadesi, 5 neozelandesi, 4 africani e un giamaicano. Cioè, e che significa? Che al di là delle composizioni, delle percentuali, di fronte a un'atrocità, a una guerra così massacrata, fatta in maniera così assurda, al di là della provenienza culturale, 274 britannici, 23 canadesi, 5 neozelandesi, 4 africani e un giamaicano, che venivano seguiti da realtà diverse, da culture diverse, da società diversissime, si sono ribellati. Eppure di sfuggire a questa assurdità della guerra, hanno fatto diserzione o in subordinazione sono stati fucilati. In Italia si calcola che siano stati 600.000 fra quelli scappati, quelli che hanno sparato nella schiena ufficiali e quelli che sono sparati nelle mani e nei piedi. Africani, giamaicani, sì, cioè nel senso che pur venendo da situazioni disastrose, perché logicamente gli arruolati mandati a combattere erano situazioni disastrose, anche all'interno di queste condizioni così disastrose di provenienza sociale, culturale, politica, amministrativa, esisteva qualcuno che aveva la capacità di percepire la drammaticità, l'assurdità, la criminalità della guerra che stavano combattendo.
e hanno, sono ribellati, il che significa che noi diciamo che tutto si può costruire, certo che speriamo di non arrivare a queste situazioni. Sì, di non arrivare ai massacri prima di riuscire a costruire qualcosa, insomma. Sì. Va bene, allora, adesso fra 2 minuti diamo via alle telefonate, 049-700-700 e 049-700-838. Vi ricordo che questa sera alle ore 19, sono sempre in trasmissione dalle 19 alle 20, e continuerò la lettura del libro dell'Anticristo. Se il pezzo del libro dell'Anticristo è abbastanza breve, dopo la presentazione, cioè dopo la fine, il discorso che faccio alla fine della lettura del capitoletto, riprenderò un altro capitolo dalla storia criminale del cristianesimo, cioè un po' di passi, in cui è dimostrazione chiara, limpida, lampante che i campi di sterminio di Hitler derivano dei primi padri cristiani, uh-huh. i primi teologi del cristianesimo, cioè i primi padri della Chiesa, Ambrogio e tutti gli altri, sono quelli che hanno portato la costruzione dei campi di sterminio di Hitler. Attenzione, le due cose sono conseguenziali e legatissime, cioè, e ve lo dimostrerò leggendovi eventualmente. Casomai dai le coordinate librarie, perché siccome non è un grande editore, cioè non è conosciuto. No, non è un grande editore, solo che l'opera alla fin fine verrà di 18 volumi. Sì, chiaro che uno o 14, non è necessario che li compri tutti. Questo è il primo, quello che ho io in mano, è l'età arcaica, il tomo primo, cioè il volume primo, che è appena stato pubblicato, ed è Storia criminale del cristianesimo. L'editore è Ariele e l'autore è un tedesco, è Karl-Heinz Deschner. Credo ci abbia lavorato 30 anni per fare questo lavoro. Raccolta di materiale e citazioni, ci ha messo 30 anni per farlo. Figuratevi voi quanto ci ha lavorato questo, ha fatto solo che questo, ha lavorato solo che per questo. Cioè, sì, tanti 30 anni, Sì, no. Claudio, c'è il limite al numero telefonico dell'editore, che possiamo dare il numero telefonico dell'editore, che se qualcuno gli vuole telefonare possa un indirizzo internet in maniera tale che l'indirizzo non sono riuscito a trovarlo, perché volevo prenotare il secondo volume che dovrebbe essere in venire fuori adesso. Comunque edizioni Ariele Milano, e non basta. C'è altro, né un numero telefonico, no. né un indirizzo. Aspetta, finisco di stampare nel 2000, no, niente. Cosa mai, no. Limite, vedremo di fare delle ricerche su internet in maniera di trovarlo, di dare delle coordinate migliori, perché è un libro che logicamente ha la sua valenza, la sua importanza. Non so quanto costa, perché me l'hanno regalato, meno che ogni tanto tiro via per vedere tenere sotto. Comunque, insomma, secondo me vale comunque la pena in ogni caso, ecco. Va bene, allora, 049-700-700 e 049-700-838. Vai Francesco. Sì, ecco appunto. Allora, ricollegando sul discorso, io voglio ricordare appunto che ci saranno le conferenze a Maostica. Si comincerà appunto il... Pronto? 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 Oddio, ciao. Sono Franco da Grisiano. Dimmi. Ciao. Niente, intanto la trasmissione che sta bene. È una roba, quello che ti ho detto lì, appunto, che in India che va 70 milioni più o meno di gente che va a mettersi all'incrocio tra il Gange e un affluente, no? Sì. Qua che avevo visto un anno di giubileo per farne 25 milioni. Esatto. Però su quei 25 milioni là bisogna mettere i doppioni. Sì, e i bari anche. Sì. Quindi vedi, praticamente questi chiesa cattolica, come si dice, non ha avuto più tanti clienti, insomma. Infatti. Va bene, grazie, buona giornata, sì, grazie infinite, ciao. E qualcuno soprattutto andava al giubileo, soprattutto al giubileo dei giorni, per qualche altro motivo. Sì, esatto. Pronto? Pronto? Armando. Dica. Ecco, ti do l'indirizzo di Ariele. Oh, che bello! Dunque, Ariele. Ariele? Piazzale Martini. Piazzale Martini? 4. 4 Milano? 20 137 Milano. 20 137 Milano. Telefono. Telefono, che bello. 0255. 0255. 18. 18. 2411. 2411. Fax. Fax. 02. 02. 55. 55.
18 18 241 241. Distribuzione a Padova presso Quadrifoglio Libri Limena. Quadrifoglio Libri dell'Imena? Sì, rivenditore all'ingrosso però. Benissimo. Ecco, il libro sì? Costa la bellezza di 38.000 lire. Sì. 400, pagine 479 e via dicendo. In compenso io però vorrei avere l'intestazione del libro su Teresa di Calcutta che avete parlato voi tempo fa. Ah sì, te lo diamo immediatamente. Ti do le coordinate, eccolo qua. Aspetta. Eccolo qua. Dammi, allora, autore, sì. Christopher Hitchens, H-I-T-C-H-E-N-S. H-E-N-S. NS, sì. La posizione della missionaria. La posizione della missionaria. Teoria e pratica di Madre Teresa. Sì, sì. Edizioni Minimum Fax. Minimum Fax. Va bene, grazie. Sì. Ti basta? Sì. Ok. Ciao. Grazie infinite. Ciao, ciao. Sì. Benissimo. Ridiamo i dati che sono arrivati, Francesco. Sì, beh, al limite adesso li ha già detto il nostro ascoltatore, li andremo a ricordare le prossime trasmissioni in maniera pronto. Tale che questo editore giustamente vada incoraggiato. Ah, ciao! Ciao! Senti, vabbè, a parte che era diciamo una definizione affettuosa. Sì, ma infatti l'ho detto questo, Non era altro che sì, quello, sì, sì, era un modo breve per definirvi. Certo. Volevo dire una cosa, non so se riesco a riassumerla in breve, comunque, a proposito del cristianesimo, tempo fa, quando studiavo all'università, feci un esame di storia moderna che trattava di un periodo particolare della storia del cristianesimo e dell'Occidente cristiano, che era quello fra più o meno il 1300 e il 1500, e ho letto dei libri che dovevo portare per l'esame di storia, scritti da storici, insomma, gente che professori che insegnano all'università, dove si diceva che, e questa è stata una cosa che mi ha colpito tantissimo, io parlo di un po' di anni fa, non tantissimi, diciamo il 93, sì. Diceva che per esempio il purgatorio, che per i cristiani è una cosa che esiste, un dogma di fede, eccetera, eccetera, in realtà è stata un'invenzione della Chiesa Cattolica di quel periodo. Sì. Così come la teoria sulle indulgenze plenarie, sono sì. Esattamente pure quelle in quel periodo. In quel periodo, sì, avevamo bisogno di soldi. Così come il sacramento del matrimonio. Per molti, per la maggior parte, anzi per il 99% dei cristiani, il matrimonio è una cosa, il matrimonio sacro, cristiano, che sia cattolico, sì. Protestante, cioè, è una cosa che esiste per assunto. Esatto, deriva dai Vangeli, sì. Invece non è così, perché io adesso le date precise in cui la Chiesa Cattolica decise che doveva diventare un sacramento non me le ricordo, però fino al 1300 e qualcosa, le popolazioni europee, si parla delle popolazioni europee, usavano unirsi in matrimonio in maniera, diciamo, casereccia, chiamiamola così, sì. Virgolette, nel senso che due persone si mettevano insieme, punto e basta, poi e creavano una famiglia, poi a un certo punto sono arrivati i cristiani e hanno iniziato a usare insomma la benedizione sull'anello che doveva unire in matrimonio queste due persone, la coppia. Dopodiché intorno al 1300 la Chiesa Cattolica ha deciso che doveva diventare un sacramento vero e proprio, per cui non è vero che hanno deciso di celebrare il matrimonio in chiesa, quindi in un tempio, ma prima non era così. No, ma prima c'era ancora il matrimonio riconosciuto, c'era, ma era una questione civile.
Cioè, a Roma, civile, per esempio. Ma allora il matrimonio civile non è che come definizione esistesse, insomma. Cioè, c'era l'unione, sì, dopo bisogna vedere le traduzioni, perché hanno fatto quelle traduzioni a mettersi le mani nei capelli. C'è certe traduzioni che ci sono in giro. Se si traduce col matrimonio ciò che è un'unione, capisci? Sì, infatti, comunque sia, cioè, non è che le persone prima non si sposassero, però quello che volevo sottolineare io è che io penso che il 99% delle persone, soprattutto dei cristiani, se sapessero veramente quella che è la storia della Chiesa cristiana, si renderebbero conto di tante cose, cioè delle situazioni che loro considerano scontate. In realtà non lo so, non lo sono state fino a un certo periodo storico. Sì. È questo che secondo me annebbia un po' la mente di certe persone. No, io sono molto delicata nell'esprimere. Sì, tu sei molto dolce. Io invece sono qua, dopo quasi 5 anni di radio, ho acquisito il mio linguaggio forbito, che ogni tanto Francesco mi tira il collo. No, il problema è una questione di magia, eh. Cioè, a un certo punto la sottomissione viene talmente interiorizzata che anche se gli dimostri razionalmente che le cose sono diverse, sì, vabbè, prendo atto, se li prendi per i capelli ti dicono prendo atto, però sicuramente c'è qualcos'altro e rimangono là. Sì, 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 no, ma sì, io lo penso anche io, perché non ho fatto solo, non ho sostenuto solo io quell'esame di storia moderna all'università, c'erano un altro centinaio di studenti insieme a me, eppure non mi pare che nessuno abbia fatto una piega nei confronti di quello che avevamo studiato. Certo. Tra l'altro c'è un'altra cosa che mi aveva colpito tantissimo, forse esco un po' leggermente fuori tema. No, però vai tranquilla, tanto qui si fa quello che si vuole. Però perché quello che volevo dire è che da quell'esame lì poi io ho iniziato a riflettere su tante cose, cioè già prima comunque ero più sensibile nei confronti di certe situazioni, di certe teorie, però poi dopo ho iniziato a rifletterci un po' di più. Era un esame particolare perché la professoressa aveva deciso che il corso monografico era su una particolare situazione storica, che era quella che praticamente in quel periodo, più o meno tra il 300 e il 400, le popolazioni europee cristiane, che fossero cristiani, ebrei, atei o che cosa, erano in costante contatto sia sociale che commerciale con le popolazioni musulmane dell'area del Mediterraneo. E diceva che proprio in quel periodo la Chiesa Cattolica, l'Islam e gli ebrei avevano dei fortissimi problemi a controllare a livello sociale le persone, perché soprattutto la gente della costa meridionale dell'Italia, della Spagna, usava viaggiare, spostarsi in questi paesi continuamente e cambiare ogni volta che cambiava paese, cambiare religione. queste persone infatti venivano definiti rinnegati o marrani a seconda della condizione in cui si trovavano. Certo. Queste persone qui, che erano soprattutto uomini in quel periodo, sì, usavano fare così perché per loro era normale, normalissimo, e avevano proprio in quel periodo attuato una forma di controllo sociale, che era quello per cui stimolavano le persone a denunciare chi magari, usava cucinare con degli ingredienti che erano, per esempio, a seconda della regione, o il burro o l'olio, sì, chi appunto cucinava in maniera differente, perché quello era indice del fatto, certo, che non appartenevano veramente a quella religione. Certo. E questo è spaventoso, sì, perché sì, hanno fatto in modo che le persone facessero le spie all'interno della stessa comunità. Sì, fin da Teodosio questo avviene, eh? Cioè il denunciare magari il cristiano che non è proprio cristiano, che potrebbe tornare al paganesimo, è fondamentale in Teodosio, anche in tutto l'inizio della Chiesa cristiana. Cioè il controllo militare sulle persone è centrale nella Chiesa cattolica.
è vero. È non essenziale. Sono sì, vero. C'è i monoteismi, sì, infatti. No, no, è monoteismo, dove c'è il monoteismo? L'altro è un po' meno, diciamo così, è meno. Va meno ad incidere, tant'è che il monoteismo ha rotto tutti i rapporti sociali di ogni cultura che ha incontrato. Ma anche le normative giuridiche? Anche le normative giuridiche sono state influenzate e danneggiate dal monoteismo. Senti quando parla Francesco? Sì, sì, perché ho la radio pubblica. Oh, benissimo. Per cui, vabbè, io comunque volevo dire questo, e poi niente, era un'osservazione, visto che ci sono un sacco di persone all'ascolto. Sì, sì. Anche se magari non intervengo. No, beh, noi abbiamo il più alto indice di ascolto della radio. Pensa che tutte le parrocchie si sintonizzano e già quelle portano sul numero, Sì, lo so. Va bene. Bene, grazie, ciao, arrivederci. Grazie, ciao, ciao. Allora, intanto un ringraziamento particolare a questa persona che scrive in email. La trasmissione noi l'abbiamo finita. Prendo l'ultima telefonata, sì, Francesco, d'accordo. Se non vuoi dire qualcosa. No, no, prendo l'ultima telefonata. E alle 19 sono ancora in radio. Pronto? Scusa, sono Marco. Ciao Marco, veloce. Una... Sì, sì, velocissimo. Sì. Anche perché sono un po' fuori dall'argomento della trasmissione. È una cosa tecnica. Mi è venuta questa idea, sarebbe possibile per la tua trasmissione, naturalmente parlando anche con Mario, quello che segue, cioè se Mario potesse fare l'ora che fai tu, l'ora e mezza che fai tu adesso, e tu unire la tua trasmissione con quella no, che segue, no, no. Non è possibile. Non è possibile, Mario. Perché penso sarebbe molto più interessante e verrebbe articolata meglio la cosa. È un peccato che magari adesso, anche quando insomma, gli argomenti cominciano ad essere interessanti. E purtroppo insomma la trasmissione termina. Sì, ma comunque le 19 sono ancora qua. Sì, sì, beh, d'accordo. E anche giovedì prossimo, finché non mi prendo un bel cancro al cervello, allora ci resto. Bene, dai, vai, è appena iniziato l'anno, almeno cerca di finirlo tutto. Anche il millennio è sempre questo, eh. Ma sai che favore faresti al clero e ai vaticanisti e ai cattolici? Io faccio il possibile. I fai danze della piova? La piova fa tutto l'anno, del fio, fa un piacere, ti enduro. Che ciao. Ciao Marco, ciao ciao. Allora chiudiamo qui la trasmissione Magistra Cornelia Paganesi. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, Casella Passale 53 Marostica Vicenza. Lascio la parola a Francesco, sì, beh, e dopo chiudiamo. Due cose, io ricordo appunto l'appuntamento di venerdì 19 gennaio 2000 alle ore 20:30 in via Montello 66 a Marostica e Vicenza, nella sede di Radiogramma 5 di Marostica. Sarà il primo incontro di una lunga serie sul paganesimo politeista, in cui si parlerà delle tematiche della stregoneria, in cui si parlerà di tutte le tematiche relative a questa trasmissione. Sarà un incontro, un dibattito, un forum, un agorà, come volete definire, in cui tutti quanti gli ascoltatori potranno parlare, e avrà un'articolazione un po' diversa dal solito, cioè non sarà una conferenza, ma sarà una piccola esposizione di Claudio, poi sarà un dibattito, una discussione fra di noi. Ragazzi, è la prima volta che io faccio questo, Per cui se ci riesco bene, se non ci riesco, amme. Ecco, e poi voglio ricordare un'ultima cosa ai nostri ascoltatori, che molto materiale, quasi tutto il materiale relativo a questa trasmissione lo trovate su internet. Io non sto qui a dare gli indirizzi, perché il motore di ricerca ci raggiungete tranquillamente senza problemi. E più ricordo appunto che il programma e tutte le conferenze, gli incontri, i dibattiti di Marostica li trovate sempre su internet. Io saluto gli ascoltatori e ci sentiamo.